Ciao a tutti ragazzi, ben ritrovati da Francesco Siciliani ad una nuova puntata targata Noobs Corner per slide2mac.com. Andiamo a vedere in questa puntata come fare a creare e a gestire delle regole in mail per OS X in modo tale da semplificare e gestire al meglio il flusso di mail sul nostro computer. Iniziamo subito quindi e andiamo a scoprire come fare. Usare le regole email è una cosa molto interessante, soprattutto se si ricevono diverse mail al giorno, un grande numero di mail al giorno e su diversi, magari, account, su diversi indirizzi. Quindi utilizzare delle regole per organizzare e gestire meglio le varie mail può essere sempre utile. Le regole dipendono ovviamente dagli utilizzi che serviranno ai vari utenti, però abbiamo la possibilità di poter gestire tantissime opzioni, di combinare le opzioni e di combinare anche tante variabili in modo tale da selezionare esattamente le mail che ci serviranno, per esempio per contrassegnarle in un determinato modo, per avere una risposta automatica, per un inoltro automatico, ad esempio, oppure per la possibilità di andarle a spostare in una cartella particolare, insomma, o attivare delle notifiche aggiuntive per poterci, diciamo, ricordare prima dell'arrivo di una determinata mail. Insomma, davvero tantissime cose che poi ovviamente dipenderanno dagli utilizzi e dalle esigenze degli utenti. Possiamo andare ad aggiungere davvero più, diciamo, variabili all'interno della nostra regola in modo tale da innanzitutto prendere le mail che ci servono di più e poi anche poter eseguire più operazioni con le stesse mail, come ad esempio inoltrarle, poi spostarle in una cartella, eccetera. Una volta che avremo creato la nostra regola, le nostre regole, potremo andarle ad abilitare o a disabilitare a seconda delle esigenze, quindi senza eliminarle e poi andarle a riscrivere, diciamo, da capo. E poi, se proprio non ci serviranno più, potremo benissimo andare ad eliminarle rimuovendole dal nostro computer. Di default dovrebbe esserci già la regola delle notizie Apple, che raggruppa tutte le mail che possono arrivare, insomma, riguardanti le novità di Apple, e le dà come regola, appunto, dà uno sfondo azzurro a queste mail. Voi potete aprire anche questa mail, diciamo, questa regola di default per mail, per vedere un po' come gestire e come vengono gestite le regole per crearne una ad hoc per le vostre esigenze. Va bene ragazzi, con questo video noi abbiamo terminato. Io vi ringrazio per aver seguito questa puntata del Noobs Corner. Noi ci rivediamo quindi con i prossimi video. A presto e buona giornata. Ciao!